Il caso del figlio di La Russa sta tenendo gli italiani sulle spine. Ieri sera, investigatori e inquirenti hanno individuato l'amico di Leonardo Apache La Russa, anche noto come DJ della festa del 18 maggio scorso. Si dice che quest'amico sia stato presente a casa La Russa la mattina successiva, quando la giovane di 22 anni ha denunciato di essere stata abusata, secondo quanto affermato. Gli investigatori, guidati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pubblica ministero Rosaria Stagnaro, hanno riscontrato diverse difficoltà nell'identificarlo. Questo perché la presunta vittima aveva menzionato che l'amico di Leonardo, indagato per reato sessuale, si chiamava DJ Nico. Nella denuncia, la giovane racconta che La Russa Junior le avrebbe detto che sia lui che il suo amico avrebbero avuto un rapporto con lei all'insaputa sua. Il ragazzo potrebbe essere oggetto di indagini nelle prossime ore, anche per tutelare i suoi diritti. Nella denuncia, la ragazza di 22 anni ha affermato di avere ricordi vaghi della notte a causa dell'effetto di droghe. L'unico fatto di cui sono certa, ha scritto, è che Leonardo mi ha offerto una bevanda, mi ha accompagnato a casa sua, quando non ero in grado di prendere decisioni. E poi, ha ammesso di aver avuto rapporti intimi, sia lui che l'amico, sempre senza che io ne fossi consapevole. Per quanto riguarda il reato di cui è accusato La Russa, sarà importante considerare i tempi della denuncia secondo quanto stabilito dal codice rosso. Nelle ultime ore, grazie a una serie di elementi raccolti durante l'indagine, tra cui testimonianze che si susseguono da giorni, anche in relazione alla serata trascorsa nel locale esclusivo di Milano, il Club Apophis, è stata possibile un'identificazione precisa. L'identità dell'amico è stata rivelata come Tommy Gilardoni, un 24enne. Come già accennato, è probabile che nelle prossime ore gli investigatori iscrivano il giovane nel registro degli indagati, al fine di effettuare ulteriori accertamenti. Sarà valutata l'opportunità di contestargli l'accusa di violenza sessuale o, eventualmente, a entrambi l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Le indagini dovranno chiarire se gli abusi riportati dalla ragazza, che si trovava in uno stato di incoscienza, abbiano avuto luogo come da lei sostenuto e se siano avvenuti in momenti diversi. Iscriviti al canale e attiva la campanella.